tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone. Dopo il focus che abbiamo già fatto su Vietnam, Brasile e Regno Unito, oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorare, grazie a testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare una grande opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. In periodi di crisi economica come quello che d'altronde stiamo vivendo per la pandemia Covid-19, non bisogna abbattersi oltremodo e dobbiamo invece provare a cogliere nuove opportunità e nuove possibilità di sviluppo. Oggi parliamo di Cina, un paese che non ha bisogno sicuramente di presentazione e la cui economia è destinata a divenire la prima economia mondiale. La Cina negli ultimi 30 anni ha vissuto realmente un boom economico senza precedenti, che ha permesso a questo paese non soltanto di aumentare il benessere economico di milioni di cittadini cinesi, ma di divenire anche un imprescindibile interlocutore economico mondiale, sia nell'economia nazionale, nella costante evoluzione dell'assetto geopolitico mondiale. Nell'ultimo decennio poi, ed è un aspetto molto importante, la Cina è diventata sempre più qualitativa, raggiungendo anche in molti settori dei livelli di eccellenza, ad esempio posso citare il settore dell'accoglienza, dagli alberghi alla ristorazione. Oggi abbiamo il piacere di avere ospite di OK Italia Parliamone, proprio per affrontare le opportunità per le nostre imprese in Cina, il presidente della Fondazione Italia-Cina, Mario Boselli. Buongiorno Boselli. Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano e vedono. Grazie. Fondata nel novembre del 2003 da Cesare Romiti, la Fondazione Italia-Cina, di cui lei da poco tempo ha preso la presidenza, ha tra le sue finalità la promozione di scambi politici, economici, commerciali, scientifici e culturali tra i due paesi. Ma la sua origine, ricordiamo, è ben più lontana nel tempo, perché nasce dalle esperienze maturate prima della Camera di Commercio Italo-Cinese, che fu fondata nel 1970, ma anche dall'Istituto Italo-Cinese fondato nel 71. Boselli, la Cina è stata al centro di tantissime e aspre polemiche e critiche a livello mondiale per la gestione dell'epidemia Covid-19. In quale modo, durante l'emergenza epidemiologica, il governo cinese ha affrontato l'emergenza e come ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende? L'ha affrontata con degli strumenti che solo una grande potenza che ha le regole che ha la Cina ha potuto mettere in campo, quindi con regole stringenti, a volte anche impressionanti dal punto di vista del rigore, ma data la gravità della situazione era l'unica cosa da fare. Ricordiamo l'epicentro di Wuhan. Io credo che quindi abbia fatto il meglio che potesse fare. Quando noi critichiamo la Cina, credo che non la critichiamo per le misure che ha messo in atto, ma per qualche gap informativo. Ma anche qui io sono portato a dare credito alla buona fede della Cina e quindi non mi sento di colpevolizzarli più di tanto. Sono loro stesso vittime di questa situazione. Sono state vittime di questa situazione. Per quanto riguarda gli aiuti alle imprese, diciamo che in generale il governo centrale ha fatto l'unica cosa che poteva fare in termini, diciamo, rapidi e senza tanto distinguere fra piccole, medie e grandi imprese, ha immesso una grande liquidità nel sistema. Del resto stiamo vedendo che anche noi in Europa adottiamo la stessa ricetta. Non abbiamo la potenza di fuoco della Cina, perché come ha detto giustamente lei, sta diventando la prima potenza mondiale, ma le ricette poi sono quelle, che poi sono andate a beneficio delle piccole, che sono quelle più vulnerabili, ci sta anche, ma comunque immissione di liquidità, questa è stata la ricetta. Una ricetta assolutamente molto utile, che si aspetta anche in Italia che arrivi realmente a tutte le imprese, perché ancora in tante lamentano il non arrivo appunto della tanto attesa liquidità. Ma oggi qual è la situazione Covid-19 in Cina? Si è ritornati regolarmente tutti al lavoro o ci sono ancora delle restrizioni?
Allora, si sta quasi regolarizzando, non ci siamo ancora. Le basti dire che molte persone italiane o comunque straniere che vorrebbero uscire dalla Cina sono ancora bloccate là. E molti, io ho delle testimonianze molto precise di italiani che dovrebbero andare a lavorare in Cina, non ci possono andare. Quindi di normalità assoluta non si può parlare. Certamente la situazione è in miglioramento. Quello che io posso dire è che comunque il mercato sta andando decisamente meglio. Io ho dei dati molto precisi perché essendo amministratore di una quotata in borsa a Singapore, ma che ha tutti gli asset in Cina, possiamo dire che dopo 44 giorni di chiusura, quando hanno riaperto tra il 10 e il 15 di marzo, le vendite sono aumentate a tripla cifra, per poi invece calmierarsi, perché è stata una reazione emotiva come avviene dopo un grande shock, dopo una guerra. Adesso la situazione è di un meno 10%, mi riferisco all'esperienza che io conosco, rispetto allo stesso periodo del 2019. E noi stimiamo di tornare a una situazione di normalità entro 5-6 mesi, quindi entro fine anno, per riprendere la strada di uno sviluppo, quindi andare oltre, si dovrà attendere il 2021. Molto bene. Noi in apertura di intervista abbiamo detto di quale colosso economico sia la Cina di oggi. La nostra bilancia commerciale è negativa oggi nei confronti della Cina, perché i dati ultimi che ho potuto analizzare, che sono quelli del 2018, ci dicono che abbiamo esportato 13 miliardi a confronto dei 31 che importiamo, soprattutto in prodotti tessili, elettronici e meccanici. La classe media, poi, che sta crescendo di livello, e i 400 milioni di non consumatori, chiamiamoli così, ovvero di tutte quelle persone che lo diventeranno perché si sposteranno ed andranno a vivere nelle città, quali vantaggi porteranno nel fare impresa in Cina? E soprattutto, Boselli, quali sono gli scenari di investimento che si stanno delineando e quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Allora, lei ha detto giustamente del saldo negativo che abbiamo. Allora, la speranza è che quelle grandi quantità di non consumatori che diventano consumatori e quelli di livello medio-basso che si stanno alzando possono comprare Made in Italy, che è un prodotto notoriamente più caro dei prodotti locali. Questo potrà riequilibrare almeno in parte quel saldo così negativo della bilancia commerciale che abbiamo. Certamente dobbiamo attenderci una grande differenza fra la prima fase, cioè quella dei consumatori che hanno dei bisogni aspirazionali, dalla seconda fase, quella più matura, quando andranno ad apprezzare prodotti del Made in Italy anche non necessariamente così conosciuti, ma di grande qualità. Perché dobbiamo ricordarci che il Made in Italy è fatto anche da tante piccole e medie imprese che hanno prodotti di grande qualità, anche se meno conosciuti e grande qualità. Giusto. È uno degli obiettivi generali, anzi forse l'obiettivo generale proprio della fondazione di cui lei è presidente, è proprio il facilitare e supportare il business, gli investimenti e le attività commerciali dei vostri soci sull'asse Italia-Cina, rispondendo ovviamente alle loro esigenze specifiche. In quale modo avete affrontato ed avete reagito a questa pandemia e cosa avete imparato, se avete imparato qualcosa, da quanto è successo? Guardi, noi abbiamo sempre dato assistenza alle imprese. Per esempio, io ho citato prima quel tema grave dei dirigenti che non riescono ad andare al posto di lavoro, eccetera, eccetera. Noi stiamo assistendo le imprese nel facilitare operazioni di quel genere lì, con magari voli tramite aeroporti che sono aperti, vedi Hong Kong, vedi aeroporti europei, perché le aziende hanno bisogno di continuare a lavorare. Per quanto riguarda poi attività specifiche, evidentemente abbiamo utilizzato molto l'online,
non solo per comunicare, ma anche proprio per prendere decisioni concrete. Devo dire che una cosa che abbiamo fatto è stata non profit, cioè quella di fare da ponte per i prodotti presidi medici. Parliamo non solo di mascherine, ma anche di tute, ma anche di respiratori. Gli ultimi 10 respiratori sono arrivati l'altro ieri, che abbiamo messo a disposizione direttamente degli ospedali o della protezione civile. Ecco, devo dire che in questi mesi la priorità è stata la salute più che al business, anche perché essendo le aziende praticamente ferme qui e fino a marzo ferme là, di business ce n'era poco da fare. Quindi primo sopravvivere e poi. È vero, e poi pensare al futuro. Ma in quale modo la Fondazione Italia-Cina fornisce in condizioni normali, diciamo non in condizioni di crisi economica legata alla pandemia Covid, in quale modo la Fondazione, appunto dicevo, fornisce assistenza agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business in quel paese? Allora, noi dobbiamo anche dire che la Fondazione è articolata su due gambe. C'è la Fondazione vera e propria e c'è la Camera di Commercio italo-cinese. Allora, quello che lei dice è più qualcosa da Camera di Commercio italo-cinese. Quello di cui ci occupiamo noi come Fondazione è più il livello alto istituzionale, cioè io non lo dico quasi per considerare il discorso del business di secondo piano. Chiaro. Le due cose vanno di pari passo, però ecco, l'impegno nostro è stato quello di mantenere al massimo livello di collaborazione i rapporti fra i due paesi, cosa che avviene tramite le ambasciate, noi con l'ambasciata di Beijing, quindi l'ambasciatore Ferrari, con l'ambasciata cinese a Roma, con i consolati di Milano che hanno competenza anche su tutto il nord Italia, e quindi queste attività sono le attività micro-macro che noi portiamo avanti istituzionalmente come nostro dovere. Quindi voi fondamentalmente fate da apripista, vi occupate soprattutto del sistema relazionale che sappiamo essere alla base per poi poter creare anche opportunità di lavoro e di sviluppo. Esatto. Una cosa importante, molto concreta che cito, è quello che stiamo organizzando ora e fra poco si stanno chiudendo le iscrizioni, che è quell'incredibile fiera che è la quarta edizione, che si svolgerà nella prima decade di novembre a Shanghai, che è stata voluta dal presidente Xi Jinping, che è la CIII, che sta per una manifestazione solo di aziende straniere, quindi non cinesi, che vengono a esporre prodotti da esportare in Cina. Quindi è monodirezionale, cioè non c'è lì una sola azienda cinese che esporti, ma semmai aziende cinesi che importano, ma soprattutto aziende straniere che esportano. La Fondazione Italia-Cina, assieme all'AICE, stanno organizzando la presenza italiana in quella manifestazione. Avremo una presenza massiccia? Ed è l'ultima cosa che mi sento di dire in questa materia, è che questa manifestazione rischia di essere di particolare rilievo e importanza, perché essendo rimaste chiuse le fiere in Europa, ma anche in Cina, fino a settembre, ecco, da ottobre si comincerà a vedere qualcosa. Giusto. E questa, dei primi di novembre, sarà la prima grande manifestazione, adatta soprattutto alle PMI, che se non hanno un supporto del genere non riescono ad andarci. Molto bene. Boselli, l'ultima domanda che le voglio fare, anzi un consiglio per le nostre imprese e per i nostri imprenditori. Esistono delle regole, chiamiamole regole d'oro, da rispettare che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato cinese deve tenere bene a mente per evitare amare sorprese? Andare in Cina. Andare per capire la mentalità,
andare per capire il mercato, perché andare in Cina bisogna decidere a fare cosa. Allora io credo che il teorema di andare in Cina a produrre a prezzi bassi per poi portare qui la roba non funzioni più. Chiaro. Quindi dimentichiamoci questo, perché la Cina è sempre meno competitiva. La Cina della costa, da Shanghai in giù, sta diventando cara. Un interprete costa 3 o 4 mila euro al mese come costa qua, giusto, trilingue. E anche gli operai costicchiano di più. Tant'è vero che la Cina ha abbandonato le produzioni più basiche, che ha delocalizzato in Vietnam, in Bangladesh e quant'altro. Detto questo, non ha molto senso andare a produrre lì sotto il miraggio dei prezzi bassi. Può avere un senso andare a produrre lì per alimentare il mercato cinese, giusto, o i mercati di quell'area lì. Quindi creare nuovi insediamenti produttivi, non soltanto andare lì per fare produzione italiana. Esatto. Allora lì guardi molto meglio il bel Made in Italy e allora andare a distribuire. E allora lì ha senso trovare un partner distributore. Nella moda ha senso quella di avere un partner che sia distributore e industriale. Perché? Perché la prima linea fatta in Italia, Made in Italy, è un esempio che faccio, può essere distribuita. La seconda linea, quella su licenza, può essere demandata come produzione allo stesso imprenditore che poi la distribuisce con un canale parallelo o complementare. Giustissimo. Presidente, io la ringrazio per questa chiacchierata, per averti creato un po' di aspettative positive anche circa la possibilità di fare nuova attività, nuovo business, nuovo insediamento produttivo per le imprese, per gli imprenditori e per continuare a far diventare grande il Made in Italy in Cina, ma così come in tutto il mondo. Ringrazio i nostri ascoltatori, ma ringrazio di nuovo veramente tanto il Presidente Boselli. Grazie a lei, di nuovo, buona serata. Grazie.